tutti, per chiunque non mi conosca sono Martina Puccio e volevo darvi una splendida, anzi una notizia stellare. Anche quest'anno avrò il grande piacere e l'onore di condurre con Franco Caruana la 10ª edizione del Polvere di Stelle, il 5 gennaio 2017. Vi aspettiamo e Franco. Un caro saluto a tutti gli amici che vedranno questo spot pubblicitario di questa serata prevista per giovedì 5 gennaio. Vi aspettiamo tutti alla 10ª edizione del mio Polvere di Stelle. Consentitemi di dire mio perché l'ho creato io. Assolutamente sì. E questo spettacolo è stata sempre una serata piacevolissima perché ha sempre ospitato i migliori artisti dell'Agrigentino. E anche quest'anno abbiamo tantissimi ospiti, tantissime stelle, tanti colpi di scena durante la serata. Continuerà nella serata l'avventura di Babbo Natale che l'anno scorso ci ha rosciati con la notizia che la Befana era in dolce attesa. Un anno è passato, vedremo le novità. I risultati. Cominciamo a parlare degli ospiti di questa 10ª edizione. Avrò con me il grandissimo tenore Antonio Provenzani, avrò con me degli altri valentissimi artisti a partire dal grande Santino Capodici che ci farà rivivere il repertorio del grande Frank Sinatra, avremo il tenorino di Ribera che è Salvatore Riggio e Mimmo Sanfilippo che è uno dei reduci del grande complesso musicale che era chiamato Gli Amici del Jukebox. Quindi avremo tantissimi ospiti. Andiamo avanti. Avremo anche Vincenzo Montalbano, Franco, Stefano Bertolino che ci allieterà con il suo cabaret. Avremo una famiglia sul pentagramma, Lea, Lillo e Giuseppe. Avremo anche due bravissimi cantanti, Adriano Migeli ed Enza Zambito. E poi avremo, Franco, ci sarà anche Peppe Di Dio, anche lui figlio d'arte perché proviene da una famiglia di musicisti, la famiglia di Dio di Cattolica e Crea, e Peppe Di Dio che si ritroverà in una serata con Franco Caruana dopo tanti anni, ci canterà in modo spettacolare la sua Margherita di Riccardo Cocciante. Avremo con noi anche Gerlando Putera, è un grande artista ormai noto nel piccolo schermo, cioè in televisione, mi riferisco a Giugiu Ramaglia. Chiaramente ci sarà il cabaret di Carmelo Sandino che anche quest'anno interpreterà il ruolo di Babbo Natale. Ne vedremo delle belle. Poi avremo l'angolo della poesia con la professoressa Giuseppina Mira e ancora i ballerini bravissimi e eccezionali di Dream Dance di Piero Aquilotti. Per gli addobbi di scena vuole l'aiuto rapidissimo di tanti amici quali Tonino Casatutto della Smart System e dell'Angolo di Fiore, non mancherà a loro farci fare una bella figura con una scenografia degna della serata. E poi Dulcis in Fundo, che cosa ci sarà? Dulcis in Fundo, la lotteria natalizia con il contributo di tante attività di siculiane che hanno concesso tantissimi regali. A questo punto vi rinnoviamo l'invito, vi aspettiamo in tanti, numerosissimi, e faccio io una promessa. Ho sempre mantenuto le mie promesse da quando salgo sul palcoscenico. Se manterrò questa promessa, giuro che non mi presenterò mai più sul palco. Io giuro e vi prometto di farvi trascorrere una grandissima, una piacevolissima serata, una serata piena di stelle. E quando parlo di stelle, ricordatevi che la prima stella che vedrete sul palco sarà Martina Puccio. Vi aspettiamo numerosi il giorno 5 gennaio 2017. Grazie e arrivederci a tutti. Salve.